pensa ai primi anni quando con un foglio di carta d'arpone si faceva il giro nel Val d'Arno, ora è totalmente diversa, anche perché non puoi far nulla se non ti collega a questi benedetti computer, quindi tutta la gestione organizzativa, i permessi, l'autorizzazione, la polizia, eccetera, vengono tutte fatte tramite internet. Quindi l'impegno è notevole. Poi il problema che c'è stato fino ad ora ci ha un po' tagliato le gambe, quindi per ripartire e ricreare i collegamenti, le amicizie, il controllo della persona è sempre rimasto vivo con noi. Quindi il giro di Val d'Arno vuol dire anche avere collegamenti con 30-40 direttori sportivi, con la giuria, con parte delle organizzazioni comunali, regionali, provinciali, città metropolitana, quindi è un impegno, però per arrivare in fondo siamo riusciti a portare in termine anche questo, e questo lo dimostreranno la gara che verrà effettuata appunto lunedì 5 settembre. Si spera ci sia tanto pubblico e che gli organizzatori vengano ricompensati per questo.